Buonasera, buonasera brava gente. E qui ci troviamo, io sto tornando a casa, ci troviamo di fronte alla FAO. Sapete la FAO che cos'è? Vediamo chi lo sa. Una realtà molto importante, il Papa ci viene a parlare spesso qui, cioè una volta all'anno. Non sempre, ecco, vedete, welcome FAO, poi ci sono tutti quei colori, vedete la O fatta con tanti colori. Io provo ad avvicinarmi sperando che non mi cacciano. Eccoci qui. Allora vediamo chi è che sa che cos'è la FAO, brava gente. Io leggo un momento le risposte e ci fermiamo qui davanti a questa realtà che a Roma è una realtà dell'ONU. Buonasera, buonasera brava gente, eccoci qua Giovanna, Marco, Sebastiana. E allora, dall'altra parte sono le bandiere di tutto il mondo. Che ogni paese contribuisce ogni anno, credo, non vorrei sbagliarmi, con una donazione importante a questa realtà. Vediamo se qualcuno sa che cos'è la FAO, vediamo se leggo nei commenti, perché credo che a volte il Vangelo dobbiamo leggere anche con l'occhio di questa grande organizzazione. Organizzazione Nazioni Unite, ma la FAO di che cosa si occupa? Vediamo. Maria, Silvana, Giovanna. Eccoci qua, vediamo se ci riusciamo. Ecco qui, ho visto una risposta per l'alimentazione, giusto, è un'organizzazione per, soprattutto per i paesi poveri, perché ci sono milioni e milioni di persone, brava gente, che non hanno di che mangiare. Ecco l'agricoltura, certo, vedo le risposte, sono giuste, E proprio qua vicino c'è il nostro convento. Io sto andando a piedi dal Vaticano e la sera ne approfitto per fare questa lunga camminata che dura 52 minuti, quando il tempo lo concede, e allora veniamo a piedi, che fa bene, perché camminare fa bene. E ogni volta che passo di fronte a questo, vorrei chiamarlo monumento, che ricorda tanti bambini che non ce la fanno a mangiare, tante realtà del mondo, è davvero una tragedia immane, silenziosa, a cui però abbiamo bisogno di prestare attenzione. E voi sapete che con il cuore d'Assisi cerchiamo di pensare a quelle nazioni povere, che non hanno la possibilità. E allora è proprio pensando a loro, portando loro il nostro affetto, la nostra preghiera e quando è possibile il nostro concreto sostegno, che vogliamo leggere e ascoltare quello che il Signore ci dirà per questo nuovo giorno. Il nostro appuntamento con chi è il nostro appuntamento? Il nostro appuntamento con Gesù. Allora mi fermo proprio qui, eccoci qua, cerco di sedermi perché almeno vediamo se ce la facciamo, e voilà, brava gente. Ascoltiamo allora, dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire
da ponente subito lì arriva la pioggia e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Cosa ci dice? Perché la domanda che dobbiamo porre sempre alla parola di Gesù, Gesù, cosa mi vuoi dire stasera? Cosa mi vuoi dire in questo nuovo giorno? E ognuno di noi, alla luce del Vangelo, matura poi una risposta personale e cerca di viverla, e cerca di viverla, cerca di rispondere con la vita a questa, alla domanda, all'indicazione che il Vangelo ci dona. Prendo spunto da alcuni commenti di un noto teologo, Don Luigi Epicocco, che scrive: oggi invita le folle e ognuno di noi a fare una cosa che molto spesso noi intendiamo in maniera sbagliata, giudicare. Il giudizio di cui Gesù sta parlando non è quello dei tribunali, non è quello del dito puntato. È il giudizio di chiamare le cose per nome. È una cosa che raramente facciamo, ma che dovremmo imparare a fare costantemente. Chiamare le cose col loro vero nome. Questo perché ognuno di noi possa assumere la responsabilità dinanzi a se stesso, dinanzi alla vita, dinanzi agli altri. C'è, sapete, questo è stato uno dei passaggi anche del mio lavoro di dottorato, quando ho consegnato la tesi, no? Tutti gli anni di studio si consegna la tesi dottorale, e l'ho fatta su una parola, uno studio nuovo sugli scritti di San Francesco, però partendo dal Vangelo. E la parola che Gesù ci consegna e che dice solo tre volte nel Vangelo è discernere, discernimento. Che cos'è il discernimento? È una parola importantissima, importantissima, il discernimento. Segniamolo questa parola, discernimento. È la capacità di distinguere in tutte le cose che viviamo, facciamo, guardiamo, il bene dal male. Ma questa parola ci porta ancora più in profondità. Non è solamente la distinzione apparente, cioè reale, tra bene e il male, ma anche la distinzione a volte in quello che sembra una cosa buona, ma di fatto non lo è. Come ha fatto San Francesco? San Francesco a un certo punto sceglie una cosa apparentemente buona, voler diventare cavaliere, lui si arruola per andare in guerra quando era giovane e dice voglio diventare cavaliere perché voglio combattere, no, quelli che erano nel tempo di Francesco gli infedeli, quelli che erano i saraceni, i musulmani. E è interessante, però il motivo era buono, molto nobile, cioè voleva diventare un cavaliere, come se oggi uno dicesse mi arruolo
no, tra la polizia, tra i carabinieri, nell'esercito, è una cosa bella. Però Francesco che cosa capisce? Capisce che quella scelta, che era apparentemente buona, di fatto, non era buono. E questo era il discernimento, capire che una cosa che sembra buona di fatto poi non lo è, perché lui capirà che voleva fare il cavaliere, ma il cavaliere era perché, tornando poi ad Assisi dopo il combattimento, dopo aver ricevuto il titolo di cavaliere, era ricevere onore, ricchezza, ed essere centrato tutto su se stesso e capisce che quello non era una cosa buona, no? Ma una cosa che lo portava lontano da Dio. E infatti, poi andando più avanti nel suo cammino di discernimento, no? Di capacità di scegliere la cosa buona, capisce quello che era il suo sogno, ma non era il sogno che Dio aveva per lui. E quindi poi cambierà strada e dirà d'ora in poi, no? Lui usa anche un atto d'ora in poi, non seguirò le orme del padre ma le orme di Dio. Ed è interessante, lo dice anche con un'affermazione che troviamo scritta nel testamento di San Francesco, che ci dice proprio la capacità di discernere, di scegliere, e cioè ciò che mi era dolce, no, diventa amaro, ciò che mi sembrava una cosa dolce, no, diventa amaro. Lo dice poi anche in riferimento ai lebbrosi, se ciò che mi sembrava amaro, amaro, no, andare ad abbracciare i lebbrosi, sostenere i lebbrosi, stare accanto agli ultimi, si cambiò in dolcezza, e questa è davvero poi la scelta profonda e la verifica, diciamo, della scelta che è giusta, che è secondo Dio, che è vera, è quando il proprio animo, la propria coscienza sperimenta la dolcezza di Dio, cioè che quella cosa era talmente buona agli occhi di Dio, che gli dà una pace interiore. Ecco, il frutto, diciamo, di una scelta giusta è proprio la pace interiore. Mi fermo qui. E qui Gesù dice, vedete, voi sapete distinguere il tempo, no? Viene le nuvole e dite, no? Sentite il vento e dite che arriva lo scirocco, come mai non sapete distinguere invece la mia presenza tra voi praticamente? Conclude Epicocco. E mi rifaccio di nuovo a lui. Infine, sapere che una cosa è vera o falsa, bene o male, rende te infinitamente responsabile delle scelte che fai. La responsabilità delle scelte che facciamo è interessantissima ed è una delle cose, credetemi, più difficili, non è semplice. Il più grande regalo davvero che possiamo farci è dirci la verità. Il più grande regalo che possiamo farci è dire a noi stessi, dirci la verità, la verità. Bene, mi fermo qui. Andiamo avanti, forti, 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 brava gente. E coraggio, coraggio. Ci sono diversi appuntamenti che ci attendono e io sto pensando di, ve la dico? Di invitare tutta la brava gente la sera dell'8 dicembre per una celebrazione nella Basilica di San Pietro. Fate
fatemi sapere che ne pensate, se l'8 dicembre potrebbe essere una data giusta. Poi lo confermiamo. Intanto fatemi sapere che ne pensate anche nei commenti, se per voi va bene, e ci vediamo con tutta la brava gente l'8 dicembre nella Basilica di San Pietro. Ci sarà l'inaugurazione e la benedizione del presepe e dopo ci scambiamo gli auguri di Natale. Fatemi sapere che ne pensate, andiamo avanti, eh? E c'è, mi raccomando, c'è l'email che ho messo, la state vedendo, sì, per la nuova rivista di Papa Francesco della Basilica di San Pietro, che si chiamerà Piazza San Pietro. Ho messo le due email importanti, abbonamenti, @piazzasanpietro.va e lettere@piazzasanpietro.va. Quindi semplice, chi non l'ha fatto ancora lo può fare, chi già l'ha fatto sulla mia mail personale enzo@buongiornobravagente.it non si preoccupi, poi avrà la risposta dall'email ufficiale, ok? Siamo della nuova, del nuovo magazine, della nuova rivista, ci sono tante novità belle. Siete devoti a San Pietro? Sì o no? Amiamo San Francesco, tutti amiamo San Francesco, però ci saranno delle grandi novità anche su San Pietro, questo santo che ci aiuta a capire la nostra umanità. Poi vedremo di fare una bella lezione su questa figura straordinaria degli apostoli, no? San Pietro che è straordinario, perché credo che ci somigli molto, meglio, noi somigliamo molto a lui, siamo un po' fragili, che a volte cadiamo ma ci rialziamo, che a volte tradiamo e altre volte invece ci buttiamo a capofitto nel dirti: Signore, rinnovo la mia fedeltà a te, in qualsiasi condizione sia la nostra vita, come sacerdoti, come frati, come consacrati, ma anche come mamme, come papà, come giovani, Bene, allora, faccio due auguri. Il primo ad Alex, che fa il compleanno, mi pare, 22 anni, Alex, ogni bene. Poi un augurio di anniversario di matrimonio, 25 anni, Martina e Martino, ogni bene, auguri allora, buon cammino, va bene? Mi fermo qui, buona serata brava gente, per chi si affaccia domani buona giornata brava gente e andiamo avanti, ok? Io mi sono fermato ma adesso continuo il cammino, eccoci qua, non dimentico niente, la borsa sta sulle spalle, a posto, e andiamo avanti, ok? Forti, sono quasi arrivato e andiamo avanti. Voi come state? Mi fate compagnia? Fate compagnia mentre andiamo in convento? Sì? Sì o no? No, non vi tengo incollati al cellulare, va bene? O al tablet o al computer dove state. Condividete sempre dopo che abbiamo terminato, mettete condivido e coraggio, ok? Faccio vedere la stradina avanti. E per intercessione di San Francesco e di San Pietro scenda piena ed abbondante la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cammino, brava gente.